I live in the west of England. I live in Plymouth in England. Hello, I live in New York City. I am from Los Angeles. I'm from Lithuania. Arrivano da Lituania, Stati Uniti, Inghilterra, ma anche Svezia e Austria. Sono le firme del vino, giornalisti specializzati in enologia associati al Circle of Wine Writers, attivo in 25 paesi, con l'obiettivo di migliorare gli standard della comunicazione del vino, contribuendo ad aumentare la conoscenza e la cultura enologica e a rafforzarne la promozione nel mondo. Per 4 giorni sono stati in regione grazie all'iniziativa della Camera di Commercio delle Marche con la sua azienda speciale per l'internazionalizzazione. Internazionalizzazione, market, in collaborazione con le altre aziende speciali, tra cui Piceno Promozione, come in questo caso a Castignano. Ma il tour ha toccato diverse cantine e realtà vitivinicole da nord a sud, alla scoperta dei vini e del territorio marchigiano, in un viaggio esperienziale tra cibo, paesaggi ed emozioni, in cui ad emergere sono state anche le storie e la passione che anima i produttori. Verdicchio. Yes. Verdicchio dunque il vino preferito da Yolanda per la freschezza e il gusto bilanciato, insomma, un vino originale. Sono molto sorpreso dai vini marchigiani, sono dei vini ottimi e anche il territorio delle Marche è molto bello. Molto interessante, è la mia prima volta qui. Ho provato diversi vini di cui avevo sentito parlare e sono molto più contento ora che li posso assaggiare. E sono contento di confrontarmi con produttori ed esperti di vino, da cui ho la possibilità di imparare molto. Cosa emerge da questo educational tour alla scoperta della produzione enologica del territorio marchigiano? Quasi di sorpresa, perché non si aspettavano di trovare un territorio così ricco, sia dal punto di vista di cultura, di storia, gastronomia e soprattutto di vini. Vini che loro, direi, hanno scoperto in questo viaggio. Per noi è molto importante appunto ospitare i giornalisti e operatori del settore per farci conoscere al di fuori del nostro territorio. Le Marche ancora sono poco conosciute, quindi è l'unica arma che si sta adoperando, oltre ad avere degli ottimi prodotti che poi dopo, quando li assaggiano, magari gli rimangono impressi.